E a San Vito Teatino c'è stata, come avete sentito, la manifestazione delle associazioni riunite nella rete Emergenza Ambiente Abruzzo, che sono tornate a dire no a progetti e ricerche legati all'estrazione petrolifera. Alice Cercone. Una lunga passeggiata per dire no al petrolio. Le associazioni regionali, riunite nella rete Emergenza Ambiente Abruzzo, hanno scelto per chiamare a raccolta i cittadini una delle aree del litorale più interessata a iniziative legate all'estrazione petrolifera, l'ex tracciato ferroviario di San Vito, su cui si chiede invece che venga realizzato il Parco della Costa Teatina. Una manifestazione per far sentire la propria voce contro progetti come il Centrolio, le piattaforme Elsa 2 e Ombrina, realtà sempre più diffuse, spiega Dante Caserta, consigliere nazionale del WWF, che chiamano in causa un'area, soprattutto sul litorale, in cui vive il 70% della popolazione. Abruzzo ormai è interessato per il 50% del suo territorio da ricerche ed estrazioni petrolifere, di idrocarburi, qualcosa di assolutamente incompatibile con l'immagine stessa dell'Abruzzo e con la sua vocazione, che dovrebbe essere fatta di un turismo di qualità legato alle aree naturali protette e di un'agricoltura di qualità legata alla produzione viniviticola come il Montepulciano Abruzzo. Così gli obiettivi europei di una riduzione entro il 2020 del 20% delle emissioni di anidride carbonica si allontanano, risultati invece raggiungibili, secondo Massimo Scalia, professore di fisica ambientale all'Università La Sapienza di Roma, se dalle fonti petrolifere si passasse a quelle rinnovabili. Una scelta che non solo è possibile e precisa, ma porterebbe anche importanti vantaggi al nostro territorio. Economici, basta pensare che la Germania, che si è mossa prima e meglio di noi su questo terreno, in 10 anni ha fatto quasi 500.000 nuovi posti di lavoro esattamente in questi settori. Ambientali, non c'è neanche da fare un confronto tra l'impatto ambientale che può avere una fonte pesante come il carbone, come il petrolio, o una fonte leggera come il solare, lo stesso eolico. Ci sono poi vantaggi per la salute dei cittadini, tutti aspetti di cui si sono resi conto anche enti locali e produttori del territorio, spiegano le associazioni che stanno reagendo a progetti sui quali spesso non sono stati neanche interpellati.